Siamo con Elena, titolare dell'asilo nido Bimbo Power in Viale Fulvio Testi, nel cuore di Milano, una realtà consolidata sul territorio che accoglie bimbi dai 7 ai 36 mesi. Quali consigli ti senti di dare ai genitori nella scelta di un asilo nido? Ci sarebbero mille consigli da dare a un genitore nel momento in cui effettua una scelta così importante. Si tratta di un rapporto fondamentalmente basato sulla fiducia, e la fiducia ci vuole tempo per instaurarla e costruirla. Quindi ci sono degli aspetti che vanno ovviamente controllati, che riguardano la qualità di un nido, intesa come qualità degli spazi, quindi dove i propri bambini svolgono e vivono la giornata al nido, in termini di sicurezza, quindi che siano rispettate quelle che sono le norme dettate dal piano regionale socioassistenziale rispetto alla costruzione di nidi, e rispetto all'igiene e all'alimentazione, e rispetto ovviamente alla professionalità delle persone che lavorano nel nido. Ovviamente devono essere persone con un'adeguata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva 0-36 mesi e avere i titoli di studio adeguati. Importante è valutare anche il rapporto educatore-bambino, perché questo ovviamente fa la differenza da nido a nido, e sicuramente valutare che all'interno del nido ci sia un buon progetto educativo. Che cos'è un progetto educativo? Il progetto educativo è il vademecum della vita di un nido, è quel documento che contiene tutte le regole fondamentali che gestiscono e che servono a gestire un nido. Quindi parliamo di vari aspetti, quali possono essere il regolamento interno di un nido, che parte da un calendario scolastico e comprende le rette, la gestione della giornata di un bambino, l'organizzazione della giornata dei bambini al nido, a un discorso relativo al personale educativo, quindi criteri di scelta nella selezione del personale educativo, orari, stipendi, gestione dei turni, perché un nido in genere è aperto sempre tra le 7.30 e le 19, quindi anche il discorso di turni è un aspetto importante da valutare, al discorso dei menù, quindi l'alimentazione, la sicurezza, a quello che invece è proprio una programmazione, una serie di attività che si svolgono quotidianamente con i bambini. Qui a Bimbo Power come gestite le attività con i ragazzi? Allora, i bambini arrivano al nido tra le 7.30 e le 9 del mattino, dopodiché c'è un momento di vita comune, tutti i bambini, indipendentemente dall'età, sono insieme. Alle 9, con l'arrivo di tutte le educatrici, ci si divide in sezione. La scelta è di dividere i bambini in funzione alla loro età, quindi una fascia 0-12 mesi, 12-24, 24-36. In sezione c'è un momento di ritrovo, c'è un appello, c'è un momento di coccole anche con la propria educatrice e tra i bambini. Si fa una piccola merenda a base di frutta e un biscottino, giusto per dare inizio alla giornata con una routine importante per i bambini. Dopodiché, alternando ovviamente momenti di igiene e pulizia dei bambini, ci si propone un'attività che segue quella programmazione appunto di cui parlavo, in funzione degli obiettivi che dobbiamo far raggiungere ai bambini nel corso dell'anno scolastico, età per età, e quindi a seconda di quelli che sono questi obiettivi viene proposta un'attività diversa. Finita questa, altri momenti dedicati all'igiene, il pranzo, giochi tranquilli per prepararci alla nanna, risveglio, merendina e arrivo dei genitori. Quindi la vita del bambino è scandagliata proprio da questi momenti, da queste routine che gli danno il senso del trascorrere della giornata. Il bambino non ha a quest'età un senso lineare del tempo, non ha un orologio, non sa cos'è un quarto d'ora, non ha concetti spazio-temporali acquisiti da un adulto. Quindi vive di adesso faccio questo, dopo succede questo, oppure sto facendo questo, prima ho fatto quello. E quindi questi punti fermi e identici della giornata danno al bambino il senso del tempo e di quello che sta vivendo. Grazie.